guai a voi. Con queste parole forti e incisive, Gesù ci apre gli occhi, ci fa vedere con il suo sguardo al di là delle apparenze, oltre la superficie, e ci insegna a discernere le situazioni con fede. Le beatitudini, come sono presentate nel Vangelo di Luca, Papa Francesco ha dedicato il suo intervento nell'Angelus Domenicale. Gesù, ha sottolineato il Papa, dichiara beati i poveri e ammonisce i ricchi e i sazi. La ragione di questa paradossale beatitudine sta nel fatto che Dio è vicino a coloro che soffrono e interviene per liberarli dalle loro schiavitù. Gesù vede questo, vede già la beatitudine al di là della realtà negativa. E ugualmente il guai a voi, rivolto a quanti oggi se la passano bene, serve a svegliarli dal pericoloso inganno dell'egoismo e aprirli alla logica dell'amore finché sono in tempo per farlo. L'insegnamento evangelico, dunque, ha sottolineato il Papa, invita a riflettere sul senso profondo della vera fede, che consiste nel fidarsi totalmente di Dio. Si tratta di abbattere gli idoli mondani per aprire il cuore al Dio vivo e vero. Egli solo può dare alla nostra esistenza quella pienezza tanto desiderata eppure difficile da raggiungere. Anche ai giorni nostri, ha osservato Papa Francesco, molti si propongono come dispensatori di felicità. Vengono e ti promettono successo in tempi brevi, grandi guadagni a portata di mano, soluzioni magiche ad ogni problema e così via. E qui è facile scivolare senza accorgersi nel peccato contro il primo comandamento, cioè l'idolatria. Sostituire Dio con un idolo. Idolatria e idoli sembrano cose di altri tempi, ma in realtà sono di tutti i tempi. Con le beatitudini, dunque, Dio apre gli occhi all'umanità sulla realtà, che cioè siamo chiamati alla felicità. Siamo chiamati alla felicità, ad essere beati, e lo diventiamo fin da ora nella misura in cui ci mettiamo dalla parte di Dio, del suo regno, dalla parte di ciò che non è effimero, ma dura per la vita eterna. Per cui, ha proseguito Papa Francesco, diventiamo capaci di gioia. Ogni volta che, possedendo dei beni di questo mondo, non ne facciamo delle idoli a cui svendere la nostra anima, ma siamo capaci di condividerli con i nostri fratelli. Le beatitudini, ha concluso il Papa, sono un messaggio decisivo che ci sprona a non riporre la nostra fiducia nelle cose materiali e passaggere, a non cercare la felicità seguendo i venditori di fumo, che tante volte sono venditori di morte, quei professionisti dell'illusione. No, non seguire coloro, non sono incapaci di darci speranza. Il Signore ci aiuta ad aprire gli occhi, ad acquisire uno sguardo più penetrante sulla realtà, a guarire dalla miopia cronica che lo spirito mondano ci contagia.